Con un giro di affari di quasi 5 miliardi, quello del vino in Veneto è un settore che non può fare a meno di guardare alla sostenibilità. Negli anni si è parlato molto di pesticidi e fitofarmaci utilizzati in agricoltura e questa è una delle sfide più importanti, ha spiegato il presidente Zaia oggi a Vinitaly, ma occorre impegnarsi anche sul fronte dell'etichettatura. Sapete, qui siamo nella regione più vinicola d'Italia, 13 milioni e mezzo di ettolitri, 53 denominazioni, è un vigneto di 94.000 ettari, ma ricordiamolo, esportiamo un terzo dell'export nazionale. Il Veneto contribuisce a un export di 1 miliardo e 600 milioni di euro. Bisogna parlare anche di pesticidi, a che punto siamo? Guardi, sono delle realtà che addirittura si sono autoregolamentate, penso a quelle della Valpolicella, del Prosecco, quindi indicare ad esempio queste due realtà come dei grandi inquinatori vuol dire sbagliare, perché si sono date delle restrizioni che altre realtà non hanno. Poi i protocolli per l'utilizzo di fitofarmaci sono uguali in tutto il mondo in questa fascia climatica. La verità è che il vigneto del futuro dovrà essere un vigneto senza chimica, quindi si dovrà andare in quella direzione e io spero lo si faccia anche velocemente.